siamo arrivati a questo 21 febbraio 2023 è una lunga storia. Come siamo arrivati a 3 giorni esatti dal primo anniversario di guerra in Ucraina è una storia lunghissima. Tutto inizia nei primi anni 2000 con l'avvento di Vladimir Putin al Cremlino. Sin da quegli anni fu chiarissimo l'indicare l'Ucraina come il limite invalicabile, o meglio, come il pretesto che avrebbe potuto portarci alla situazione in cui siamo oggi. Poi, ovvio, in mezzo ci sono tanti fatti di portata storica, il 2014, Piazza Maidan, la caduta di Yanukovych, tutto quello che volete, insomma. L'ultimo atto di questa vicenda, di pochissime ore fa, è il discorso di Vladimir Putin alla Russia, un discorso durissimo contro l'Occidente, contro gli Stati Uniti, quell'Occidente accusato di compiere una catastrofe morale, accusato addirittura di giustificare la pedofilia, insomma, un discorso a tratti delirante, ma soprattutto inquietante. In particolare il riferimento alla sospensione del trattato START relativo alla non proliferazione di armi nucleari, ossia una minaccia piuttosto esplicita alla possibilità che il Cremlino faccia ricorso alle armi nucleari. Ma dicevamo, 3 giorni al primo anno di guerra, difatti ce ne sono tanti, tantissimi. Orrori, tragedie, discorsi, minacce, scenari, intelligence e chi più ne ha, più ne metta. Certo, non è semplice racchiudere un anno di guerra in un solo articolo, ma noi abbiamo provato a farlo, raccogliendo mese per mese quelli che sono stati gli eventi più significativi, più drammatici e più importanti, fino ad arrivare alle parole di Vladimir Putin di poche ore fa. Il tutto in un articolo su liberoquotidiano.it che potete trovare qui sotto.